che intorno a noi ci sia un'apparente desolazione. Beh, questo è innegabile. Boh, forse magari anche io ho contribuito a crearla, però io ho una grande fiducia nei ragazzi, una grandissima fiducia in questa sensibilità nuova. Io imparo molto da loro. Quando mi scrivono riesco... Si parla tanto male dei ragazzi di oggi, ma secondo me è sbagliato, perché sono animati da grazia, da intelligenza, sono capaci di un'intuizione, poi soprattutto vogliono esprimersi, vogliono raccontare il proprio mondo, non hanno difficoltà ad ammettere le proprie paure, le proprie ansie nei confronti di questo nostro tempo. Però che bello pensare che loro saranno i protagonisti della scena di domani. Perché hai detto, e immagino che il pubblico non fosse assolutamente d'accordo con te, perché hai detto magari questa desolazione, a parte il fatto che anagraficamente non può essere vero, ma perché questa desolazione potrei averla provocata anch'io? Guarda, grazie per la modestia. No, ma sai perché? Perché ci sono tantissime personalità in televisione, anche abbastanza autorevoli, che scagliano il proprio anatema sulla barbarie di questo nostro tempo, come se comunque loro non ci fossero stati. Dove eri tu? Scusa, allora, non tu Renato. Per questo, così, per un gesto anche di umiltà, mi voglio mettere dentro. Cioè, ognuno di noi comunque influenza il mondo circostante. Io credo che la goccia influenza l'oceano. C'è una grandezza del passato talmente schiacciante che tu, ragazzo che vivi oggi, come ti permetti minimamente di metterti in confronto e di fare qualcosa di simile? Questo avviene anche nel mondo scientifico, avviene anche nel mondo del design, dell'architettura, anche della poesia, della letteratura. Allora, la mia ribellione in questo libro è una ribellione pacifica e gioiosa, prima di tutto, vedete che sono sorridente, è una ribellione a questo modo di pensare, a questo eccessivo peso che si dà al passato, che ci ha preceduto, e vuole essere invece un inno al presente. Liberandosi di questi legacci, noi recuperiamo il nostro entusiasmo, le nostre energie, e proviamo a fare noi qualcosa. Poi magari il futuro, il tempo giudicherà la nostra opera, però almeno abbiamo fatto. Ecco. Secondo te Raffaello, almeno una volta nella sua vita, avrà pensato quello che pensavi tu di quelli venuti prima? Ma io sono convinto, ma poi se pensi, quando cerchi di... quando ti manifesti un fan del presente e quindi in un certo senso rompi con il passato, ma non è che io rompo definitivamente con il passato, una sorta di parricidio intellettuale che consiste nell'amare profondamente qualcosa e poi prenderne le distanze per affermare le proprie idee. Allora, questo meccanismo ha coinvolto tutti i grandi del passato. Vivaldi è stato considerato dai colleghi un compositore mediocre. Questa parola quante volte me la sono sentita addosso, tante volte, compositore mediocre. Poi, per esempio, Puccini è stato scritto un libro intero contro Puccini, un libello polemico, dove lui veniva descritto come la manifestazione della corruzione e quindi della barbarie dell'Italia di quel tempo. Pure a me è stato dedicato un libro intero dove sono dette esattamente le stesse cose. Quindi, mi sento un po' la compagnia. Un'ottima compagnia.